Cari fedeli, guardando questo video ci immergeremo in una storia straordinaria che mette in luce come un viaggio a Medjugorje possa cambiare la vita di una persona. La testimonianza di Marco rappresenta un esempio tangibile di questo profondo impatto. Ma prima di addentrarci, ti invitiamo gentilmente ad iscriverti al canale e attivare la piccola campanella. Potete così esserci di grosso aiuto partecipando alla divulgazione dei nostri messaggi di fede e speranza. Grazie di cuore! Marco aveva una routine quotidiana. Condivideva momenti con gli amici, frequentava la scuola e praticava attività sportive. Tuttavia, nel profondo del suo cuore, era presente un vuoto inspiegabile, un senso di smarrimento e un desiderio di felicità che gli sfuggiva costantemente. Si sentiva solo, insoddisfatto, tormentato. Tentava di colmare quel vuoto attraverso l'uso di droghe, l'abuso di alcol e rapporti sessuali, ma ogni volta si ritrovava più vuoto e infelice di prima. Un giorno, Marco apprese di un imminente viaggio di un gruppo di coetanei a Medjugorje, il luogo in cui sei veggenti affermano di ricevere le apparizioni della Madonna da oltre 40 anni. Benché non fosse credente, Marco si mostrava scettico e persino ostile verso la religione. Nonostante ciò, spinto dalla curiosità o forse dalla disperazione, prese la decisione di unirsi a quel viaggio. Quando giunse a Medjugorje, Marco aveva con sé tanti dubbi e pregiudizi. Non aveva alcuna aspettativa positiva nei confronti di quel luogo. Pensava che tutto fosse una messa in scena, una frode, una manipolazione. Tuttavia, nel momento in cui mise piede su quella terra bosniaca, qualcosa cominciò a cambiare dentro di lui. Avvertì un'atmosfera differente, una pace sconosciuta fino a quel momento. Incontrò migliaia di persone cordiali e gentili provenienti da ogni parte del mondo che pregavano con profonda sincerità e devozione. Si confessavano con umiltà e pentimento, dedicandosi anche al canto con gioia e speranza. L'esperienza lo colpì profondamente, aprendo una finestra su una realtà così diversa dalla sua. Sentì un'attrazione irresistibile per quel magnetismo che sprizzava dalle persone. Così decise di aprirsi a Dio. Iniziò a partecipare alle celebrazioni liturgiche, alle adorazioni eucaristiche, alle processioni mariane. Si immerse nella lettura della Bibbia, nella recita del rosario e nella riflessione sui messaggi della Madonna. Ma il momento più rilevante della sua trasformazione avvenne quando raggiunse la cima del Monte delle Apparizioni, dove la Vergine Maria si mostrava ai veggenti ogni giorno alle 18:40. La salita era ripida, con rocce e sassi disseminati, ma Marco continuò a salire con determinazione. Quando raggiunse la cima, si trovò davanti una grande croce bianca e una statua della Madonna. Si inginocchiò, alzò gli occhi al cielo e avvenne il prodigio. La Madonna apparve a Marco. Non era un'illusione, né un sogno. Era una visione tangibile, reale. La vide luminosa, splendente, con un sorriso accogliente. I suoi occhi irradiavano amore e tenerezza. Parlava con voce dolce e semplice. «Marco, caro figlio, sono felice che tu sia qui. Ti ho chiamato perché ti amo e desidero il tuo bene. Ho scelto te per il tuo cuore generoso, perché sei smarrito e hai bisogno di me. Ti ho trovato perché sono tua madre e desidero condurti a mio figlio Gesù. Lui è la via, la verità e la vita. Solo lui può riempire il vuoto in te, dare significato alla tua esistenza e donarti autentica gioia. Lui è morto e risorto per te, per liberarti dal peccato e dalla morte. Il suo amore per te è infinito e incondizionato. Ti attende a braccia aperte, con un cuore misericordioso, desideroso di accoglierti nella sua dimora, nella sua chiesa, nella sua famiglia. Vuole che tu sia santo, come lui lo è. Marco restò senza parole, travolto da un'emozione inenarrabile, da una gioia che non poteva trattenere, da una gratitudine immensa. Il suo cuore traboccava d'amore, lo spirito si alzava in un canto di lode, la sua vita si stava trasformando in un dono. Si sentì rinato, una creatura nuova, immerso in una dimensione completamente differente.
Il ritorno di Marco fu evidente a tutti. Non era più la stessa persona di prima. Era divenuto un uomo nuovo, un figlio di Dio, un seguace di Cristo, un messaggero di Maria. Aveva ritrovato il senso della sua vita, la gioia nel cuore e la pace dell'anima. Aveva lasciato alle spalle le dipendenze, gli eccessi e i peccati. Ora abbracciava la sua fede, la speranza e la carità. Non era più il ragazzo frustrato di prima. Era diventato una nuova persona, un apostolo di Maria, un figlio di Dio, un discepolo di Gesù. Aveva ritrovato il senso della sua vita, la felicità del suo cuore, la pace della sua anima. Riuscì ad abbandonare le dipendenze, i vizi, i peccati. Abbracciando la fede ha ritrovato la speranza, la carità e la misericordia. Marco tornò a casa cambiato e con tanto entusiasmo decise di condividere la sua esperienza a Medjugorje con le persone a lui vicino. Marco iniziò a testimoniare quello che lì era successo a Medjugorje. Iniziò a parlare di Dio e della Madonna in un modo sicuro con coraggio, fermezza e convinzione. Si dedicava con amore e compassione ai più bisognosi. Pregava e praticava il digiuno con profonda devozione. Presto, Marco divenne un esempio per tanti, una luce nel mondo, un baluardo per la terra. Ecco la storia di Marco, una testimonianza autentica di come un viaggio a Medjugorje possa radicalmente mutare la vita di una persona. Prima di concludere, se volete, ci uniamo in preghiera alla Madonna di Medjugorje, implorando che ci guidi a vivere la nostra fede con coraggio e gioia. O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, ti rendiamo grazie per le tue apparizioni a Medjugorje, dove ci chiami alla conversione, alla preghiera e al digiuno. Ti ringraziamo per il tuo amore materno, che ci avvolge, ci protegge, ci consola e intercede. Grazie per l'esempio di fedeltà, umiltà, obbedienza e servizio. Ti preghiamo di guidarci a tuo Figlio Gesù, che è la nostra strada, la verità e la vita. Concedici la tua pace, che supera ogni intelletto e ogni conflitto. Rendici testimoni del tuo regno pieno di giustizia, amore e gioia nello Spirito Santo. O Maria, Regina della Pace e Madre della Chiesa, prega per noi e per l'intero mondo. Amen. Grazie per aver condiviso e pregato con noi. Non mancate alla prossima occasione. Se pensi che questo video ti abbia emozionato o stimolato una riflessione, scrivi Amen o lascia una piccola frase di gratitudine alla Madonna qui sotto nei commenti. Ti raccomandiamo oltretutto di iscriverti al canale, attivare la piccola campanella e mettere un like al video. Grazie di cuore!